benvenuti in questa seconda stagione del Baretto. E se non ho voce, sappiate che è perché ho appena finito di fare la live di ieri. Ne parleremo. Comunque sì, questo è un nuovo setup, lo so che sembra più un salotto, ma voi fate finta sia un baretto. Perché il baretto è più un'idea trascendentale. Non è che deve essere per forza un bar. E infatti quest'oggi abbiamo loro. Pinot Chardonnay, ovviamente non sponsorizzato, e attenzione attenzione, aggiunta del baretto. Del cibo. Comunque, per chi non stesse capendo, visto che il baretto ha smesso di essere esistente su questo canale da giugno in poi, che cos'è il baretto? Di base io sono un canale serio. Circa. Ma anche nella serietà c'è bisogno di quei momenti in cui ci si dimentica le sofferenze della vita. E quindi il baretto è fatto per quello, per scherzare sulle news a tema Pokémon. E signori, che news abbiamo? Lo so perché siete qua. C'è un titolo di un certo tipo. Ma prima abbiamo altro di cui parlare. Intanto dovete lasciare mi piace. Perché? Perché gli scorsi baretti alla fine li hanno raggiunti 300 like. Quindi perlomeno dovremmo riprodurre quei numeri. No? Coerenza. Allora, prima di passare alle news, siccome abbiamo fatto praticamente 3-4 mesi senza questo bellissimo format che mancava a tutti quanti, dobbiamo recuperare. E quindi io mi sono preparato una lista di 3 cose per cui bere un bel sorsetto di Chardonnay che sono accadute in quest'estate. Quindi cose brutte, cose che mi hanno fatto cringiare o arrabbiare. La prima cosa per cui faremo un sorsetto, tutte queste cose saranno un sorso unico, sono i fan di Voulou e di Ponyta. Non so, io vi odio. Adesso con Ponyta è ritornata questa cosa di Voulou, della pucciosità, yeah, viva, cuoricini ovunque. Vi prego, smettetela, è veramente insopportabile. Sono ironico. Cioè, non vi prendete male, non mi lasciate, dislike, sto scherzando, io non è satira, sono qua col vino, che cazzo, che devo avere un parere? Ho diritto alla parola? No, allora state tranquilli. Al secondo posto nella nostra top ci sono loro, i sostenitori del Bring Back National Dex. Perché no? Game Freak non lavora e devono mettere tutti i Pokémon. E che schifo la figa. Siete stati un bel cancro per questa community. Anche perché alla fine Pokémon Spada e Scudo, notizia degli ultimi giorni, pesa 10 giga. Zelda, con cui fate i confronti, ne pesa 13. Quindi siamo più o meno lì. Ora, si può criticare la qualità del lavoro, ma evidentemente non è che sono pigri. Cioè 10 giga. Oh, è un gioco pesantissimo. Scaricare una roba del genere se non c'hai una fibra, lo compri il day one e lo giochi il day 35. 35? Comunque sì, mi avete fatto sclerare, ho fatto tanti video, quindi non andrò avanti sulla questione. Non so, estinguetevi. Ma al primo posto, è tremato tutto qua. Al primo posto nella nostra top di ciò che è accaduto quest'estate, Masuda. Allora, Masuda quest'estate è andato in giro a fare un sondaggio. E voi direte, vabbè, avrò fatto un sondaggio all'interno di Game Freak per vedere quali sono i Pokémon preferiti. No, no, molto meglio. È andato in giro a chiedere alle persone a caso, chi avesse creato Pokémon. E ha scoperto che tutti credono che Pokémon l'abbia creato Nintendo. E l'ha fatto sapere. Cioè, ci ha fatto sapere che la gente non si ricorda di Game Freak. Cioè, povero Masuda, no? Cioè, io per Masuda mangio anche un grappolo d'uva, poverino, perché quest'uomo sta cadendo in depressione. Questi li mangiamo per pietà o per ammirazione? Anzi, sapete cosa vi dico? Donatemi 20 euro. Masuda, poverino, si sta deprimendo. Ma l'avete visto nella live fottuta di Game Freak, di cui poi parleremo? Ragazzi, è depressissimo quell'uomo. Tutti nella live ad applaudire, a fare i felici, e poi c'è Masuda che fa yeah, bello. Datemi una corda. Cioè, poi, quanta poca autostima devi avere per andare in giro a chiedere se conosci Game Freak? Signori, è arrivato il momento di richiamare lei. Regia, a sto giro la regia è il calorifero, sappiatelo. Regia, possiamo ricreare Masuda, no? Ricreare la scena come ha intervistato le persone. Giusto, un attimo così. Si può fare? Si può fare. Quindi, mi dai una transizione? Vabbè, grazie. Scusa. Ti posso fare una domanda? Molto semplice. Tu giochi Pokémon e chi è che ha creato Pokémon? No, lo sai, no? Nintendo. Ma porca madre! Fatemi rivestire qua, la situazione è drammatica, perché ragazzi, stiamo per perdere il compositore delle nostre canzoni preferite. Masuda, ne mangio un altro di grappolo per te, ma ti prego, torna in te, ragazzo. Che poi,
Magari è per questo che ha tagliato i Pokémon dal National Dex, no? Vedete? Tutto torna. Comunque per queste tre news possiamo anche darci alla pazza gioia con il nostro Chardonnay, perché sì, questa è la prima bevuta del barretto. Applausi, ce ne saranno altre, assolutamente sì, ma applausi! No, è che ho raccolto un po' di dignità. Comunque, a parte questa top 3 con cui abbiamo racchiuso tutta l'estate, ma ci sarebbero un sacco di cose di cui parlare, le news, l'anime Pokémon che è ritornato Ash, viva e viva. Però io voglio parlare di una news bellissima che è perfettamente in linea con la serietà del canale e per la quale, già ve lo dico, mi mangio un bel grappolo d'uva. Questo è il mio talento, non so se lo sapevate, io so prendere le cose in bocca. Non dovevo dirlo. Comunque siamo in America, siamo nel 2019 e sul muro di una scuola viene dipinta una frase educativa per i bambini. E quella frase è la frase di Mewtwo all'interno del primo film. Articolo di Nintendon.it, spero di averlo letto bene, trovate il link in descrizione se mi ricordo. I see now that the circumstances of one's birth are irrelevant. It is what you do with the gift of life that determine the... Come si pronuncia sta parola? I say now that the circumstances of one's birth are irrelevant. It is what you do with the gift of life that determines who you are. Che bello. Che bello che hanno messo una frase del genere nelle scuole, perché, questa è la parte seria del barretto, molto spesso ci capita di vedere i videogiochi in generale considerati diseducativi. Da persone che non li giocano, però, di fatto. E il fatto che in una scuola... Che brutta frase che ho detto. Il fatto che in una scuola si prenda come esempio educativo Pokémon, secondo me, è una cosa davvero molto bella. Quindi mangio un altro grappolo d'uva, perché ogni volta che in questo barretto sarò felice e mangerò un grappolo d'uva. Brava scuola americana che non conosco. Hola, finalmente... Ah, io devo chiudere la porta qua dietro dopo che l'ho aperta per fare quella scenetta di merda. Oh, signori, finalmente siamo arrivati alle news, quelle vere, quelle che hanno sconvolto il mondo, quelle che hanno sconvolto la community e quelle che ci hanno attanagliato negli ultimi giorni. La season 11 di Fortnite. Sono molto contento di come la mappa è stata cambiata. Ah no, ho sbagliato. Non era questo, ma devo parlare del trailer. Ma mi fa cagare. Ma perché devo parlare? Ma perché mi devo far dissare? Ascolta, regia. Okay. Perché mi devo far dissare? Mi fa cagare il trailer. Non voglio parlare del trailer. Ma parlo di You Know. Parlo di You Know. Poi parlo del trailer. Ah, se dobbiamo parlare del trailer. Prima You Know. Ah, però. Prima di parlare del trailer, occorre fare riferimento ad un poeta contemporaneo, un artista che tutti noi stimiamo. Nei suoi versi appare l'aspirazione al potere, come nella celebre frase "se vinci, vincerai". Potrebbe sembrare un dittatore totalitario, ma incredibilmente non lo è, anzi è un poeta. Ma al di là di questo grande esempio di dote retorica, ciò per cui lo conosciamo è un motto a fondamento della civiltà occidentale e che ci accompagna all'interno del nostro percorso come civiltà e per un futuro sempre più radioso. You Know, quest'uomo qui, regia, per piacere mi mandi un'immagine di You Know. Allora, You Know è stato il traduttore della live che Game Freak ha tenuto sul suo canale ieri per i suoi 30 anni ed è stato imbarazzante. Ragazzi, questo stava traducendo e allo stesso tempo commentando e non riusciva a parlare. Mi mandi una clip di lui, una clip a caso di lui che ci prova. And if you win, if you're stronger than the enemy, okay, so you're gonna win the battle. Se vinci, vinci! L'ha detto veramente! Ha detto, if you win, you are gonna win the battle! Ma dai! Ed è diventato fottutamente meme sul mio canale. Ma io bevo per questo signore. Bevo perché ha veramente reso incomprensibile il tutto. Però, allo stesso tempo, mangio. Quindi prima mangio e poi bevo. Perché comunque ha creato un meme sul mio canale. You know, puoi farlo con qualsiasi cosa. È un meme bellissimo. Game Freak, quando annunci gli starter? You know... E poi la cosa interessante è che a me il vino bianco di base fa cagare. Va bene, dai, dobbiamo parlare di queste forme Gigamax. Preferivo parlare della season 11 di Fortnite, però ce tocca. Allora, non c'è molto da dire, a dir la verità. Io vi lascio nelle schede la mia live in cui ne ho parlato più approfonditamente. Però forse non è stato il momento giusto per annunciare queste cose. Cioè, penso che sia stato l'annuncio che ha fatto fare il not stonks dell'hype più assurdo della storia. Perché tu dovresti, nell'ultimo mese, mostrare delle cose grandi, non... Eevee e Pikachu Gigamax presi dal Let's Go
e palomiao. No, poi io mi rendo conto che ovviamente ci sono anche i bambini in Pokémon e ci sta, però forse questo annuncio l'aveva fatto un po' prima, perché in questo mese tu non hai rivelato gli starter. Ecco, in questo mese tu dovrai rivelare le evoluzioni intermedie e quelle finali. Siamo al 17 ottobre, oggi in realtà in questo momento siamo al 16, ma domani sono... E vi prego, l'ho sentita. Dicevo, le evoluzioni degli starter finali di Pokémon Sole e Luna sono state rivelate il 27 ottobre. Siamo al 17, non abbiamo neanche quelle intermedie. Forse è ora. Perché tanto, anche se non le rivelassero, ragazzi, diciamo le cose come stanno. Quando uscirà il gioco, le avremo tutte, perché si potrà fare data mining. Cioè, ormai c'è internet, quindi tenerle nascoste non avrebbe senso. Le riveleranno, ma io ho paura che le rivelino troppo attaccate. Cioè, rivelale prima le intermedie e poi fai generare hype. Non lo so, sto straparlando io? Possibilissimo, però io la vedo un po' così. Cioè, secondo me questo annuncio non è che è stato orribile. È stato un po' fuori luogo per il momento, però c'è da dire una cosa. La sua utilità la capiremo quando vedremo il futuro della campagna marketing. Perché se oggettivamente ci hanno solo da annunciare le evoluzioni degli starter per questo buon finale, allora va bene così. Io nel dubbio bevo. Io direi che il baretto può concludersi qua. Vi ringrazio per la visione, grazie soprattutto per aver seguito questo primo episodio. Tra l'altro ci tenevo a dirvi che purtroppo non posso farlo in Premiere, perché durante la visione di questo video io sarò in università, quindi non mi è possibile. Dunque vi saluto, like, campanella, social, tutto quanto, ormai lo sapete. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Ho sbagliato intonazione, no?